A Villa Verde, il club dell'amicizia ha avuto una nuova missione che ha entusiasmato tutti i suoi membri. Martina, la leader del gruppo, era una ragazzina determinata di appena 9 anni, accompagnata dai suoi amici Anna, Sofia e dai bambini Leo, Santi e dal nuovo arrivato Lucas. Il club è sempre stato pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, e questa volta non ha fatto eccezione. Tutto è iniziato una mattina, quando i bambini hanno trovato qualcosa di strano su un albero vicino alla scuola. Piccole note pendevano dai suoi rami, muovendosi dolcemente nel vento. Ogni nota conteneva un messaggio incoraggiante. Sei forte, non mollare mai, c'è sempre un motivo per sorridere. I bambini sono rimasti sorpresi nel vedere che questi messaggi sembravano scritti per chiunque li avesse letti. Si sono subito resi conto che non sapevano chi li aveva scritti e questo ha stuzzicato la loro curiosità. Martina, con il suo spirito da leader, si propone di indagare sul mistero del «albero del parco», come lo chiamavano. Per diversi giorni, il club dell'amicizia si è riunito accanto all'albero dopo la scuola, sperando di scoprire l'autore dei messaggi. Sebbene passassero molte ore osservando e controllando ogni angolo vicino all'albero, non videro nessuno. I messaggi continuavano ad apparire e ogni giorno erano diversi. I bambini cominciavano a perdere la speranza di risolvere il mistero, ma non volevano arrendersi. Alla fine, un pomeriggio piovoso, quando pensavano che non si sarebbe presentato nessuno, videro una ragazza avvicinarsi all'albero. Sembrava molto concentrata mentre appendeva con attenzione un biglietto. I bambini la guardarono in silenzio finché Martina, con il suo sorriso amichevole, decise di avvicinarsi a salutarla. «Ciao, sono Martina. Sei tu che scrivi questi messaggi?» chiese incuriosita. La ragazza, un po' sorpresa e un po' timida, annuì. Il suo nome era Lola. Lola spiegò loro che era nuova a scuola e che, non avendo amici, si sentiva molto sola. All'inizio ha iniziato a scrivere i messaggi per incoraggiarsi, ma quando ha notato che anche altri bambini li leggevano e sembravano sentirsi meglio, ha deciso di lasciarli sull'albero. I messaggi gli davano la speranza che un giorno si sarebbe adattato e avrebbe trovato degli amici. Il club dell'amicizia, entusiasta di aver risolto il mistero e commosso dalla storia di Lola, ha avuto una grande idea. Hanno deciso di organizzare un evento speciale a scuola in modo che tutti potessero partecipare. Con l'aiuto degli insegnanti, hanno allestito una casella di messaggio accanto all'albero in modo che ogni bambino potesse lasciare parole di incoraggiamento e sostegno per i propri compagni di classe. L'evento è stato un successo. I bambini di tutta la scuola si sono avvicinati all'albero, lasciando e leggendo messaggi pieni di amore e amicizia. Per Lola è stata un'esperienza trasformativa. Per la prima volta si è sentita parte di qualcosa di speciale e circondata da amici che la apprezzavano. Adesso l'albero era diventato un simbolo di unità a Villa Verde e Lola faceva parte del club dell'amicizia. Da quel momento in poi, l'albero fu conosciuto come l'albero dell'amicizia, e tutti sapevano che potevano avvicinarsi ad esso ogni volta che avevano bisogno di un piccolo incoraggiamento o di un sorriso. Il club dell'amicizia ha imparato una lezione preziosa. A volte aiutare gli altri è anche un modo per aiutare se stessi. E così, grazie ai messaggi di Lola e del club, il bosco e la scuola Villa Verde si sono riempiti di gioia e di amicizia. Se ti è piaciuto questo episodio di Il Club dell'Amicizia, ti chiediamo di iscriverti al nostro canale YouTube e di suonare il campanello per essere informato quando carichiamo una nuova storia. Prima di andare lasciateci un mi piace. Questo ci incoraggia a produrre storie per bambini sempre migliori per te. Grazie per la vostra visita e alla prossima puntata di Il Club dell'Amicizia.